O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Dono della fortezza. Dagli scritti di Padre Pio. L'umile e dolente preghiera trionfa di Dio medesimo. Gli uomini conoscerebbero ben presto questo segreto. Per tal mezzo in breve giungerebbe a vincere la giustizia di Dio, a placarla quando più è sdegnata verso di loro, avvolgerla in amorosa pietà, ad ottenere tutto ciò di cui abbisognano, il perdono dei peccati, la grazia, la santità, l'eterna salute ed il potere di combattere e vincere se stessi e tutti i suoi nemici. Vieni, o spirito di sapienza, distaccaci dalle cose della terra e infondici amore e gusto per le cose del cielo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù,
manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo il dono dell'intelletto. Dagli scritti di Padre Pio. Altre volte mi accade, anche stando occupato in cose indifferenti, che ad una semplice parola che sento di Dio o che mi torni improvvisamente alla mente, mi tocca in modo sì vivo che sono portato fuori di me stesso. Ed allora il Signore suole farmi la grazia di scoprirmi alcuni segreti che mi rimangono sì impressi nel fondo dell'anima, che non se ne possono più cancellare, sebbene non tutti questi segreti posso esprimerli. Mancandomi termini, il più delle volte perciò farlo. Ad anche di quei medesimi che in un certo modo riesco ad esprimerli, perdono tanto del loro splendore, che mi fa quasi a me stesso compassione e ribrezzo. Ed anche dopo tali favori, che alcune volte durano più giorni, la volontà rimane come inebriata e l'intelletto tutto assorto in ciò che ha visto. Vieni, o spirito d'intelletto, rischiara la nostra mente con la luce dell'eterna verità e arricchiscila di santi pensieri. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo il dono del consiglio. Dagli scritti di Padre Pio. Ogni anima deve imparare a lasciarsi maneggiare, piallare e lisciare dal Divino Spirito, allorché fa anche da medico con le anime nostre, affinché, essendo bene lisciate e spianate, esse possano essere unite e congiunte alla volontà di Dio. Vieni, o Spirito di consiglio, rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci sulla via della salute. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo.
Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo il dono della fortezza. Dagli scritti di Padre Pio. L'umile e dolente preghiera trionfa di Dio medesimo. Gli uomini conoscerebbero ben presto questo segreto. Per tal mezzo in breve giungerebbe a vincere la giustizia di Dio, a placarla quando più è sdegnata verso di loro, a volgerla in amorosa pietà, ad ottenere tutto ciò di cui abbisognano, il perdono dei peccati, la grazia, la santità, l'eterna salute ed il potere di combattere e vincere se stessi e tutti i suoi nemici. Vieni, o Spirito di fortezza, e dacci forza, costanza e vittoria nelle battaglie contro i nostri spirituali nemici. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo il dono della scienza. Dagli scritti di Padre Pio. Tali celesti favori hanno prodotto in me, oltre gli effetti propri di ciascun favore, questi tre effetti principali: una ammirabile conoscenza di Dio e della sua incomprensibile grandezza, una grande conoscenza di me stesso e un profondo sentimento di umiltà nel riconoscermi tanto ardito da offendere un Padre sì santo, ed un grande disprezzo per le cose tutte della terra, ed un grande amore a Dio ed alla virtù. Vieni, o Spirito di scienza, sii maestro alle anime nostre e aiutaci a mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù,
Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo il dono della fortezza. Dagli scritti di Padre Pio. L'umile e dolente preghiera trionfa di Dio medesimo. Gli uomini conoscerebbero ben presto questo segreto. Per tal mezzo in breve giungerebbe a vincere la giustizia di Dio, a placarla quando più è sdegnata verso di loro, a volgerla in amorosa pietà, ad ottenere tutto ciò di cui abbisognano. Vieni, o Spirito di pietà, vieni a dimorare nel nostro cuore per possederne e santificarne tutti gli affetti. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dagli scritti di Padre Pio. L'umile e dolente preghiera trionfa di Dio medesimo. Gli uomini conoscerebbero ben presto questo segreto. Per tal mezzo in breve giungerebbe a vincere la giustizia di Dio, a placarla quando più è sdegnata verso di loro, a volgerla in amorosa pietà, ad ottenere tutto ciò di cui abbisognano, il perdono dei peccati, la grazia, la santità, l'eterna salute ed il potere di combattere e vincere se stessi e tutti i suoi nemici. Vieni, o Spirito di santo timore, regna sulla nostra volontà e fa che siamo sempre disposti a soffrire ogni male anziché peccare. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo.
Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Litanie allo Spirito Santo. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Padre tutto potenza, abbi misericordia di noi. Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo, salvaci. Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite, santificaci. Santissima Trinità, unico Dio, ascoltaci. Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio Padre, vieni nei nostri cuori. Sposo celeste della Beata Vergine Maria, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce del cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unione spirituale, vieni nei nostri cuori. Spirito di amore e di verità, scendi su di noi. Spirito di sapienza e di scienza, scendi su di noi. Spirito di consiglio e di fortezza, scendi su di noi. Spirito di intelletto e di pietà, scendi su di noi. Spirito di grazia e di preghiera, scendi su di noi. Spirito di pace e di mitezza, scendi su di noi. Spirito di modestia e di innocenza, scendi su di noi. Spirito confortatore, scendi su di noi. Spirito santificatore, scendi su di noi. Spirito che governi la Chiesa, scendi su di noi. Dono di Dio Altissimo, scendi su di noi. Spirito che riempi l'universo, scendi su di noi. Spirito di adozione dei figli di Dio, scendi su di noi. Spirito Santo, ispira a noi l'orrore dei peccati. Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie. Spirito Santo, insegnaci a pregare bene. Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine. Spirito Santo, conduci noi nella via della salvezza. Spirito Santo, fa che conosciamo l'unica cosa necessaria. Spirito Santo, ispira a noi la pratica del bene.
Spirito Santo, concedi a noi il merito di tutte le virtù. Spirito Santo, facci perseveranti nella giustizia. Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, manda a noi il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci lo spirito di sapienza e di pietà. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione. E rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. Concedi, Padre misericordioso, che il tuo divino spirito ci illumini, ci infiammi, ci purifichi, così che egli possa penetrare in noi con la sua celeste rugiada e riempirci di opere buone. Per i meriti di Gesù, tuo Figlio, che con te, nell'unità dello Spirito Santo, vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Venga il tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo, affinché possiamo piacere a te e conformarci alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen.